Romina, ti ricordi San Panò che prese Rosa? Povera figlia mia, non vedrò nemmeno dove l'hanno sotterrata. È morto, poverina, è morta. Era così bella, così brava, sapeva fare tutto, tutto. Vedete San Panò quanto ci somiglia a quest'altra figlia mia, questa è Gelsomina. Oh, come siamo disgraziati. Io, San Panò, ve l'ho detto, questa non è come la Rosa. Questa poverina è tanto buona per fare, fa quello che uno le dice. Però è venuta su un po' strana. Mo se mangia tutti i giorni, cambia anche di testa. Ci vuoi andare con San Panò al posto di Rosa? Ti impara un mestiere anche a te, guadagni dei soldi. E qui in casa è una bocca di meno da sfamare. Gelsomina, San Panò è buono, sai, ti tratta bene, ti porta in giro per il mondo, canti, balli. E poi vedi cosa mi ha dato Gelsomina? Mi ha dato 10.000 lire, quando ce le ho qui, 10.000 lire. Così possiamo far aggiustare il tetto, queste creature mangiano un po'. Oh, ma perché ci ha lasciato vostro padre, Gelsomina mia? Tu sei già grande, un lavoro non l'hai mai fatto. Non è mica colpa tua, poverina, se non sei come le altre ragazze. Non vuoi aiutare un po' la tua mamma? E voi le insegnerete il mestiere, vero, San Panò? Sicuro? Faccio imparare perfino ai cani. Ehi, bambini. Andate a comprare un chilo di salame, un mezzo chilo di formaggio e due fiaschi di vino. Sono fatto così io. Tenete. Grazie. Ringraziate, bambini, Dove vai? Vieni qui, Gelsomina. Ma perché fai così? Oh, San Panò. Gelsomina! Vado a lavorare, mi insegno un mestiere e poi mando i soldi a casa. All'artista, anch'io faccio l'artista. A ballare, a cantare, come la Rosa. E quando torni? Quando torno? Oh, non andare, non andare, figlia mia. La mia creatura, io non voglio che te ne vai. Ho detto che torniamo presto. Partenza! La tua roba, Gelsomina! Il tuo scialle! Il tuo scialle, Gelsomina! Salta dentro! Figlia mia! Povera figlia mia! Di catena dello spessore di mezzo centimetro. Il ferro crudo è più forte dell'acciaio. Con la semplice espansione dei muscoli pettorali, ossia del petto, io spezzerò il gancio. Grazie. Grazie. Grazie, signore e signori. Per fare questo dovrò gonfiare i polmoni come una camera d'aria. Potrebbe rompersi una vena e io sputerei sangue. Una volta, a Milano, un uomo che pesava un quintale e 20 kg ha perso la vista facendo questo esercizio. Questo perché è il nervo ottico che fa tutto lo sforzo. E quando si è persa la vista, è finita. Se c'è qualche persona delicata nel pubblico, è meglio che non guardi. Potrebbe uscire del sangue.
la facevi mai la minestra a casa tua, eh? No. Buona per i maiali. Qua c'è roba da vestire 10 persone, scarpe, vestiti e tutto. Vieni qua, forse c'è qualcosa che ti va bene. Devi essere elegante. Con Zampano, stracci in giro non ne voglio. Le mie donne hanno sempre fatto la sua figura. Vieni. Prova a dire, è arrivato Zampano. È arrivato Zampano. Zampano. È arrivato Zampano. Questa qui è una tromba. Solo quello che ti dico io. Questo qui è il tamburo. È arrivato Zampano. È arrivato Zampano. Zampano. Senti un po'. Com'è che ti chiami? Di Costanzo Gelsomina. Dai, Gelsomina, muoviti.
Ma dai, monta su. Signore e signori, per la prima volta in questa città andiamo a dare inizio a una nuovissima farsa tutta da ridere. Salute. Salute, capo. Ah, se c'è qualche malato di cuore è meglio che non guardi, perché potrebbe morire dalla risata. E siccome noi lavoriamo per la fabbrica dell'appetito, mia moglie dopo passerà col cappello. Ehi, dai, sbrigati. Asciutta e abbacchio. Va bene. È un litro rosso. Va bene. Di dove siete, eh? Del mio paese.
perché non parlate come dalle nostre parti? Dove siete nati? Da casa di mio padre. Cavaliere! Vengo! Porta del vino qua, dai! Così resta in famiglia. Ma che lana, questa è ovatta, ci si infila le dita dei piedi. È rossa. Eva. Diceva a me? Sì, Eva. Cosa fai? Niente. E allora siedi qui. Va bene? Grazie. Dov'è questo vino? Non mi piace per niente questo posto, no. Come una sigaretta. Devo già averla vista, Lenzi. Può darsi, sono sempre in giro. Ecco il vino. Ah. Avete già mangiato? Sì. Ma dove vi ho visti io? E io? Che lavoro fate? Io sono un artista viaggiante. E quella è la mia assistente, ci ho insegnato tutto io. Quando l'ho presa non sapeva neanche arragliare. Guarda. Senti che roba. Che omaggio. Guarda qui. In un'ora. Tutti guadagnati con questi. Posso prenderne uno? Curva lei. Ragazzi, andiamo fuori. Qui c'è una puzza. Andiamo. Andiamo a vedere i fuochi d'artificio. Andiamo, va, cameriere. Dammi due fiaschi di vino. Quanto pare? 3.200 quei fiaschi, si va bene. Ehi, ambulante. Come vanno gli affari? Ah, così. Tu metti dentro i fiaschi. Pararirarira. Ehi, Rossa, dove vai? Monta. Ma che cos'è questa roba? La tua macchina? Perché non ti va bene? Ma chi è matto? È americana, Davidson. In 7 anni non mi si è mai fermato una volta. Oh mio Dio, ma cosa? Oh mio Dio. Lo senti che motore è? Allora io monto dietro. Tu aspetta qui. Ma dove andate? Ma perché non hai mangiato la minestra, te? Ma perché non hai mangiato la minestra? Non ha voluto mangiare. Non ci si capisce niente con questo. Oh, uffa, con sta minestra, gli do un calcio a sta minestra. Lo vedi come fa? Va a far del bene, ecco. Ma, di un po', che tuo marito c'ha la motocicletta col carrozzone? Che ieri stavate in piazza? Ma vuoi vedere che è proprio quello? Vicino all'orto del Zebbe c'è un uomo con una motocicletta con il carrozzone. Dove? In fondo, finite le case.
no. Don Panò! Don Panò! Ti siete svegliato? Ho piantato i pomodori. Pomodori? Semi grossi, così l'ho piantato. Dai, muoviti. Ma che andiamo via? Ma cosa vuoi aspettare? Che crescano i pomodori? Dai, spingi. Facevate così anche con la rosa? Ah, piantala! Cosa vuoi? Allora voi siete uno che va con le donne! Cosa? Che va con le donne! Senti, se vuoi stare con me devi imparare una cosa: a tenere la bocca chiusa! Ma cosa c'hai in quella testa, tu? No! Ah, ma che fai? 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 Ma che
Mangiate in piedi come i cavalli? Mangio sempre in piedi. Chi è che fa avanti la casa se no? Mi sono preso tuo marito e sono morti tutti e due. Ho tre notti che mi alza l'una per cucinare. Che vi credete che sono stanca? Se mi piglia fantasia ballerebbe tutta notte. Ma siamo meglio dei ragazzi noi. E perché non vi sposate? Eh? Un altro marito ancora. Ci basto io a comandare qua. Perché vi serve solo a questo il marito? Solo a comandare? Perché? Non so di carne pure io. Il dolce piace a tutti, no? Tu che fai là? Corri via! Molto meno, sa! Il primo marito mio era grande e grosso come voi. Mi sono rimasti tutti lì vestiti. Non vanno bene a nessuno. Zampano! Zampano! Di su! Mo' vi porto qualche cosa pure a voi. C'è dal ragazzino con la doccia così. Tutto va. Ecco, mangiate. Perché non mi aiutate a portare su una damigiana? Non c'è sta più vino della. Ah, sentite un po'. Davvero che i vestiti non mi servono? E chi se li deve mettere? Ho detto, non ce ne sono mica tanti uomini come voi al mondo. E un cappello, c'è? Cioè, perché mi farebbe comodo un cappello. Sì, venite. Venite a vedere un po' voi. Non si dorme, non si dorme, non si dorme,
ricordate com'era bella Zampanò? Quel giorno sotto la pioggia da quella finestra. Perché non mi insegnate a suonare la tromba, Zampanò? Io l'imparo subito. Gliel'avete insegnata la Rosa? Cosa faceva la Rosa? Lavorava come me. Come sto? Le donne. Non si può fumare per... Che diavolo è? Niente. E perché piangi allora? Perché mi vai? Dai, monta. No. E dai, monta, su. Hai stato qui tutta la notte? Sì, tutta la notte. Io me ne vado. Torno al mio paese, perché mi sono proprio stufata. E non è per il lavoro, perché il lavoro mi piacerebbe. A me mi piace far l'artista. Siete voi che non mi piacete. Cuccia. Io me ne vado. Torno a casa mia. Ma pianta la scema. E vi lascio le scarpe. E il cappotto. Tutto vi lascio. No. Thank you.
mangerà un piatto di spaghetti sospeso sul vuoto a 40 metri dal suolo. Preghiamo di osservare il massimo silenzio durante tutto il prossimo esercizio, perché anche la più piccola distrazione potrebbe essere fatale. Signore e signori, ecco a voi il matto, nel suo esercizio unico al mondo. Ehi, come si sta lassù? Si sta bene? Sì, sta un po' freschetto. Anzi, mi è venuto un appetito che sembrano due appetiti. Accidenti, è vento! Ho portato via anche il tovagliolo! Ma come? Vi mettete a tavola senza dirci nemmeno se vogliamo favorire? Qui un posto c'è. Se qualcuno vuol venire, si accomodi. Là dentro. Non voglio più venire con voi. Non voglio più venire. No, mai. No. T'ho detto di montare. No. Ecco. Vieni qui. No. 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 Ai. Ai. E adesso cammina. Zitta. Avete qualcosa da dire voi? Ah, credevo. Thank you.
Buongiorno. Vieni avanti, a se comoda. Saluta la padrona. Piacere. Signor Giraffa. Piacere. A questa qui ci ho insegnato tutto io. Gradissima la tazza di caffè. Ma sì, demo a dove. Andiamo, su, prendilo. Quando l'ho presa con me non aveva neanche le scarpe. Beh, non è gente come noi che abbiamo girato il mondo, eh. Maledetto sto vento. Nazareno! Guarda il tendone che vuoi via! Le avverto che mi do pago, eh? Non pago niente di su, ma vea, sotto quanta è a mancia, anche gli altri artisti, e ora così mi fa il giro col piateo e sono contentissimi, non se vero? Sicuro? Va benissimo. Abbiamo mai litigato noi? Ah, e ora potete cominciare anche stasera. E la ragazza per fare il giro ci avete, siamo d'accordo. Pianto, tanto un vento, le notti che durano la lontana. Ma in dove siamo? A Roma, quello di San Paolo. E restiamo anche noi nel circo. Ah, sembra molto buono questo tesoro. Vieni, vieni avanti, San Paolo. Sentite un po', quanta gente ci può stare qua dentro? Oh, 400 posti a sedere e poi in piedi. Me conosci? Buongiorno. Guarda chi c'è, Ciufile! Ah, avete fatto benissimo a prenderlo. In un circo c'è bisogno di animali. Scherzo, lo sai che scherzo sempre. Vuoi la cicca? Ah no, ce l'hai già. Veramente, devo dire che è un grande artista. E poi, che varietà di programmi. Dovresti fare... Ah sì, quello della catena. È un gran pezzo che non lo fai più. Senti, voglio darti un consiglio d'amico a te. Non parlare mai. Non parlare mai con me. Altrimenti va a finire molto male. Guarda, chiaro? Però che io... Ma io scherzavo solo. Mm? Perché te la prendo? Io te l'ho detto, eh? Ehi! Madame? Con questo gancio, con la semplice espansione dei muscoli pettorali, ovvero sia del petto, io spezzerò il gancio. Qualcuno in mezzo a voi può dire che il gancio è segato nel mezzo. Un momento, controllate con i vostri occhi, signora Gelsomina, prego. Questo pezzo di stoppa non è per proteggermi. Bravissimo! Bis, bis! Bene! Ah, bellissimo, bravissimo, qui, qui. Ma per evitare a voi... La vista del sangue nel caso che il gancio
dovesse infilarsi nella carne. Io non vi dirò che ci vuole la forza di due paia di voi. Forse non siete tutti professori, ma una qualunque persona intelligente capisce che ci vogliono tre cose. Polmoni sani, costole d'acciaio e forza sovrumana. Che viene da? Se c'è qualche persona delicata tra il pubblico, la consiglio di non guardare. Il tamburo suonerà tre volte. Signora Gelsomina, prego. Zampano, scusa, sai, ti vogliono al telefono. Sì, avanti insieme, sotto, sotto. Calmevi, Zampano, adesso ci parlo io a quel Lazzarone. Dov'è? Io l'ammazzo. No, Zampano, l'ha fatto io. Io l'ammazzo. Dove sei? Dove sei? La faccio passare io per sempre, la voglia di ridere. Che randuomo. Perché quello ce l'ha con voi? Che ne so? Gli avete fatto qualcosa? Niente, non gli ho mai fatto niente io. È lui che non fa che sfruttarmi. Ma viene il giorno che le paga tutte. Ma chi è? Un bastardo figlio di una zingara, ecco chi è. Ma è molto tempo che lo conoscete. Anche troppo. Lo conosceva anche la Rosa, eh? Senti, lui non sa niente, né di Rosa né di me. Niente. Ma non voglio più sentirne parlare. Ma viene a letto, io sono. Guarda come cammina. Che ho detto, eh? Proprio la faccia che ci vuole, non vedete? Prendi questa. Vieni. Mettilo giù, io sono pazienza. Io lo facevo sempre questo numero quando avevo la ragazza. È andato sempre benissimo. Dunque, sta a sentire. Brava, Gelsomina, lavora con noi, lavora con noi. Avanti, prova a suonare. Forza. Oh, magnifico! Ma sai che hai tanta disposizione? Ora cerca di capire bene. Io suono il violino e quando senti che faccio così, tu mi arrivi di dietro, zitta, zitta fino laggiù e suoni la tromba proprio come hai fatto adesso. Hai capito? Allora proviamo. Non posso. Perché? Zampano non vuole. Avete sentito? Che poi dite che la colpa è mia. Dove sei io, Zampano? Vai a chiamarlo, che parlo mi, ci parlo io. Non c'è, è andato in città. E va bene, ci parlerò dopo. Che paura che ti ganno in maniera amica. Qua siamo tutti una famiglia. Sei ora tutti quanti insieme.
Tutto credo che ti impari, se tanto le guadagna. Allora ricordati quando sono arrivato qui, eh? Capito? Ma hai capito sul serio? Allora attenta. Signore e signori, io vado ora a suonare per voi una canzone molto, molto triste. Suona. Ma prima Sempia! Bravissima, molto bene. Si vede che a stare con Zampano si diventa anche intelligenti. Non devi aspettare che abbia finito, devi interrompermi. E poi ti ho detto di venire qui a suonare dove sto io, grulla. Adesso proviamo un'altra volta. Avanti. Ora, Gelsomina, questo noi lo rifacciamo 3 volte. Dopodiché io faccio un giro intorno alla pista e tu mi vieni dietro suonando insieme a me. Hai capito? Guarda come devi fare. Devi mettere un dito qui e quest'altro qui. E poi basta che soffi. Prova un po'. Brava, Gelsomina! Allora, vienimi dietro. 1, 2. Cosa che sei, Zampano? Già stai lavorando, io ho godito mi. Lei lavora solo con me. Zon zon. Scusate, ma non vi capisco. Io vi ho cercato, eravate in città, se no ve lo avrei detto prima. Cosa che siete male? Se lavora tutti quanti insieme. Con quello lì non lavora. Zon zon. Senti, tu la piaccia. Ah, io con te non parlo, eh. L'ha detto te che non devo parlare e io non parlo. Gelsomina, va di là da mia moglie adesso che parlo mi. Ma non stai qui! Quello che deve fare lei ce lo dico io. Ma se io dico che non ci deve lavorare con quel vagabondo, tu non ci devi lavorare. Ma perché? Perché io voglio così. Perché voglio così. E se ti vedo un'altra volta vicino a questo... Zampano! Zampano, lascio stare il matto! Goffredo, Nazareno, fermi chi si compa! Corri, fa presto, Paolo, che io sei una bestia! Maledetti sti vagabondi singari! Zampano! E che è il corteo! Sta buona, sta buona, Gelsomina! Adesso gli inferma! Maria Vergine, vedi! No! No! Ehi! State attenti! C'è il coltello! Il primo che mi viene vicino l'ammazzo. Apri la porta! Vieni fuori! No, però! Vieni fuori! Apri! Andate indietro! 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 Che succede qua dietro? Niente, niente. Ehi, tu! Butta giù quel coltello! Nel circo giraffa una figura simile non l'aveva mai fatta nessuno, ciapa! I carabinieri qua dentro portano via gente con le manette e non che sarà mai venuto! È stato quello là! Mico la giustizia! Non ho mai avuto niente da spartire! E dove ti vuole andare adesso? Prende con gli altri! Quando uscirà ti verrà a cercare lui! Ma sì, a sì o star, benedita! Tanto se meglio perderlo che trovarlo, quella! Ma cosa vuoi sto far così sola? Qual manco un tocco di panna e sei sicuro? Ma la moto! La porteremo dai carabinieri che pensano a loro di avargela! Tu, Gelsomina, vieni con noi altri! E io dove do? Con me? Vieni che ti faccio vedere! Che se posto perdone a mia carovana! Muovite, vada! Dai, andiamo che sei tutto da smontare! Hai 4 che sei il camion! E ti fa come che te fa? Se ti vuole venire, vieni, ti vuoi aspettare l'ostio. Ma con gli altri non lavora mai più. Né uno né quell'altro. Mai più. Mai a quel no. Dormivi? Ma che puzza di bestie che c'è qui! Come fai a starci?
Zampano è ancora dentro. Forse lo mettono fuori domani. Domani? Ah, può darsi. La colpa è stata vostra, però. Zampano non vi aveva mica fatto niente. E allora voi perché vi hanno fatto uscire? Beh, magari da un certo punto di vista. La colpa forse è la mia, ma il coltello ce l'aveva lui. Scendi un po' giù. Scendi. Ma guarda che gli fa bene stare un po' dentro. Ha tanti anni da campare quello lì. Sono io che muoio presto. Ah, che bella arietta. Sediamoci un po' qui. Che bella vestaglia che c'hai. Siediti. E siediti. Buffa che hai. Ma sei sicura di essere una donna? Sembri un carciofo. Io non so se ci resto con Zampano. Mi hanno detto se vado con loro. Beh, è una buona occasione per piantarlo, no? Te li immagini la faccia che fa domani quando esce e non trova più nessuno? Dovresti farlo, ecco. Che bestione. Io non c'ho mica nulla contro di lui, solo che quando lo vedo mi viene voglia di sfottere. Non lo so perché. Ti giuro che non lo so. Mi viene da fare così. Ma tu, come hai fatto a capitare con Zampano? Ha dato 10.000 lire a mia madre. No, così tanto? Ho 4 sorelle, tutte più piccole. Mi vuoi bene? Io? Sì, sì, tu e chi? Potevi scappar via, no? Ci ho provato. Niente. Qualche volta fai proprio venire i nervi, che vuol dire niente? Se non vuoi restare con lui, vattene con questi, no? Se vado con loro è lo stesso. Se rimango con Zampano è lo stesso. Cosa cambia andare con loro? Io non servo a nessuno, ecco. Oh, uffa! Mi sono stufata di vivere. Sai cucinare? T'ho detto se sai cucinare. No. E allora che cosa sai fare? Canti? Balli? Un po'. Forse ti piace fare all'amore? Ma cosa ti piace allora? E sei pure brutta. Che ci sto a fare io in questo mondo? E se ti dicessi di venire via con me? Ti insegnerei a camminare sul filo, super aria con tutte le luci addosso a te. Io ho la macchina, giriamo sempre, ci divertiamo un mondo. Ti piacerebbe? Invece niente. A te ti tocca di restare col tu Zampano e fare tutte quelle belle cretinerie e prenderti un sacco di botte sulla schiena come un somaro. La vita è così. Però di, Zampano non ti terrebbe se non gli servisse a qualcosa. E che ha fatto quella volta che sei scappata? Tanti schiaffi. Ma perché non t'ha lasciata andare via? Non lo capisco. Io non ti terrei con me, ma neanche per un giorno. Chissà, forse... forse ti vuol bene. Zampano, a me? E perché no? Lui è come i cani. L'hai mai visto i cani che ci guardano e par che vogliano parlare e invece abbaiano soltanto? Poveraccio, eh?
Già, poveraccio. Ma se non ci stai te con lui, chi ci sta? Io sono ignorante, ma ho letto qualche libro. Tu non ci crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi quel sasso lì, per esempio. Quale? Questo, uno qualunque. Beh, anche questo serve a qualcosa, anche questo sassetto. E a cosa serve? Serve... Ma che ne so io? Se lo sapessi, sai chi sarei? Chi? Il Padre Eterno, che sa tutto. Quando nasci, quando mori, e chi può saperlo? No, non lo so a cosa serve questo sasso io, ma a qualcosa deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto. Anche le stelle. Almeno credo. E anche tu. Anche tu servi a qualcosa. Con la tua testa di arciopo. Io, uno di questi giorni, prendo i fiammiferi e brucio tutto. Materassi, coperte, tutto. Così impara. Io non ho mica detto con quello lì non ci voglio andare. Ha dato 10.000 lire, mi metto a lavorare. E lui boh. Si fa così. Non pensa. E io gli dico. E lui, ma che? E a che serve allora? E anche il veleno gli metto nella minestra. Ah no, è tutto brucio, tutto. Se non ci sto io con lui, chi ci sta? Sì, che ti hanno detto di restare con loro? Ehi, sveglia. T'ho chiesto se ti hanno detto di restare con loro. E di me hai sentito dire niente? Hanno detto che non vi vogliono più a lavorare. Né voi né Zampanò. Figurati il dispiacere. Che ci può restare? Dove vado io? Quattrini appalate. Sono loro che hanno bisogno di me. Io non ho bisogno di nessuno. Io oggi sono qui, domani lo so. Meno sto in un posto meglio è, perché la gente mi viene a noia subito, ecco. E me ne vo per conto mio. Sono fatto così. Che ci vuoi fare? Non ho né casa né tetto. Ma perché prima avete detto che morite presto? Oh, beh, un'idea che ho avuto sempre in testa. Con il mestiere che vuoi. Plum, 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 patà, pum, fede. Mi romperò il collo un giorno o l'altro e nessuno mi cercherà più. E vostra mamma? Allora, che cosa fai? L'aspetti o vai con questi? Dai, monta su, che porta la motocicletta davanti ai carabinieri. Coraggio! Così lui ti trova lì quando lo mettono fuori. Eh? Oh, ma parte sto dinosauro! Saluto. Ve ne andate? Sì. Ma davvero? Tu vorresti venire con me? Eh? E già, ma io te l'ho detto, non ho nessuna intenzione di prendere una ragazza, perché non mi serve proprio. Gelsomina, Gelsomina, tarirari. Ecco, questo sarebbe un ricordino. Ciao.
Gelsomina, Gelsomina, fammi la viva. Ciao! Ciao! Zampano, sono qua. Mi avevano detto se andavo a lavorare con loro, ma io... Potevi andarci. Da che parte è la mia casa? Di là! Una volta speravo solo di tornarci a casa mia. Adesso non me ne importa più tanto. Adesso la mia casa mi sembra con voi. Ah, sì? Bella scoperta. Con la fame che ci facevi a casa tua, fai uno sforzo a stare con me. Siete una bestia. Non pensate. Tiravi la cinghia, eh? Mai! Viene giù un temporale. Qual è il paese più vicino? C'è Magliana, 18 chilometri, ma bisogna passare attraverso le montagne. Non ce la facciamo. Poca benzina. Eccolo laggiù il nostro convento. Aspettate un momento. Madre, ho trovato l'olio. Questo signore dice se potrebbe restare qui per questa notte. Scusi tanto, madre. Abbiamo poca benzina. Si sta facendo buio. E il paese è ancora lontano. E mia moglie qui non si sente troppo bene. Potrebbero dormire nel granaio. E va bene, per questa notte. Ha detto di sì. Potete restare. Dormirete là, nel granaio. Grazie, grazie tante, madre, grazie di cuore. Ci si sempre sia lodata. Dai, fregati, tira fuori le coperte. Ne ho trovato un altro pochino. Ah, grazie. È buona. E lei? Non ne vuole un altro po'? Dai, prendi. Ma... lavora anche lei con voi? Ma aiuta un po'. Suona il tamburo, la tromba. Fai sentire la suora come suona la tromba.
suonate bene. Beh, adesso basta, lava questa roba tu. Date a me, non la vuoi? No, la vai a mestiere su. No, no, lo facciamo insieme. Quanto è brava, come suona bene. Come si chiama questa canzone? Non lo so. Ehi, ma cosa fa qui? Oh, sorella, date a me, ma non è a far vostro quello. Date qua, su. Ma tu, no, lo faccio sempre. Ma no. Allora, grazie. Dormite sempre lì dentro? Sì. Ma c'ho tanto posto. C'ho le pentole, la lampada, tutto come in una casa. Bello. E vi piace andare sempre così in giro da un posto all'altro? Il suo lavoro è così. Ma anche noi giriamo. Cambiamo di convento ogni 2 anni. Questo per me è già il secondo. E perché? Così non ci attacchiamo troppo alle cose del mondo. Uno si affeziona al posto dove abita, no? Anche una pianta uno si affeziona e si rischia di dimenticare il più importante, che è Dio. Giriamo tutte e due. Voi seguite il vostro sposo, io il mio. Eh già, ciascuno il suo. Volete visitare tutto il convento? V'accompagno io. È un convento antichissimo, sapete? Ha più di 1000 anni. No. Ma voi perché mi tenete con voi? Io non sono bella, non so far da mangiare, non so far niente, eh? Ma che diavolo vuoi? No. Vai a dormire, vai. Che spirito di patate che c'hai. Piove, si sta bene qui. Zampanò, ti dispiacerebbe se io morissi? Perché ti va di morire? Una volta volevo proprio morire, piuttosto di stare con quello lì, dicevo. Adesso ti sposerei anche. Tanto se dobbiamo stare sempre insieme, se serve anche un sasso. Bisogna pensarle queste cose, ma voi non pensate mai. Perché non c'è niente da pensare. Ma sì. E che cosa dovrei pensare? Avanti, di. Ma vuoi smetterla con tutte queste stupidaggini? Mettiti a dormire che ho sonno. Zampanò, mi volete un po' di bene? Ma vuoi piantarla? No. Zampanò. Ehi. Ci sono dei cuori d'argento attaccati lì al muro. Io ho le mani troppo grosse. Vedi se ci riesci. Andiamo. No, no. Come? Cosa volete fare? Come sarebbe, no? No, no, no. Sta zitto, sta zitto. La strada non è tanto buona. Grazie, grazie. Siamo andati. Grazie.
scherzi. Gelsomina! Un viaggio! Un momento! Cosa c'è? Volete restare qui? Lo dico io alla superiora? Sorelle, via, metti via. Tanti ringraziamenti per il vostro buon cuore e l'ospitalità. Grazie davvero da un umile artista. Spingi. File, sei venuta a darmi una mano, eh? Gelsomina! 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 Ta di la li la liero! Anch'io aiuterò te un giorno o l'altro. Thank you.
c'è qualche persona delicata fra il pubblico, le consiglio di non guardare. Il gancio può infilarsi nella carne e potrebbe uscire del sangue. Il tamburo suonerà 3 volte. Signora Gelsomina, prego. Signora Gelsomina. Signora Gelsomina, il tamburo. Il matto sta male. Zampano. Zampano, il matto sta male. Nessuno ci ha visto e nessuno ci cerca. Non ci pensano neanche a noi. Io ho fame. Tu stai qui. Faccio io. Tornare a casa tua? Eh? Su. Mangia qualcosa. Smettila! Io non ne posso più! Fa freddo, adesso vengo a dormire. No! Non entrate! Non entrate! Sta zitta, dormo fuori. Siediti lì. Prendi un po' di sole. Mangiamo un po' di minestra, eh? Manca qualcosa. Lasciate, faccio io. Finalmente. Sono
10 giorni che non ti muovevi, sai? Io non volevo ammazzarlo. Gli ho dato solo 2 pugni. Non aveva niente. Solo un po' di sangue al naso. Poi me ne vado e lui casca giù. Ma devo passare la mia vita in galera per un paio di pugni? Io voglio solo lavorare in pace. Avrò il diritto di vivere, no? Meno male. Adesso possiamo andarcene. C'è una bella fiera qui in paese. A pochi chilometri da qui. Dopo ci andiamo, guadagneremo un bel po' di soldi. Ma cosa c'è? Cos'hai? Il matto sta male. E io ti riporto a casa, te. Vuoi che ti riporti da tua madre, eh? Ehi! Non vuoi che ti riporti da tua madre? Se non ci sto io con voi, chi ci sta? Ma io non posso andare avanti così! Mi devo guadagnare la vita! Tu sei ammalata! Sei ammalata qui! Ma torna dentro, che fai? Fa freddo, andiamo! Andiamo su. Voi l'avete ammazzato. Si sta bene qui al sole. Io volevo scappare. Me l'ha detto lui di restare con voi. Ci vorrebbe ancora un po' di legna. Il fuoco si spegne. Thank you.
bene, è andata a fare il bagno, è andata a casa. Ci vediamo stasera allo spettacolo, dite mamma e papà. Andiamo a vedere lo spettacolo. Dove vai? Vado a fare due passi. Vuoi che venga con te? Ma no, torno subito. Uno da 30 di crema. Anche un po' di limone. Imparata quella canzone. Quale canzone? Beh, quella che cantavate adesso. Ah, questa. Sì. Ah, la cantava una ragazza che è stata qui molto tempo fa. Ma quanto tempo fa? Molto tempo, 4-5 anni. Suonava sempre questa canzone con la tromba e così mi è rimasta in mente. E dov'è adesso? È morta, poverina. Ah, ma voi siete uno di quel circo. Anche quella era una come voi. Era una girovaga. Qui nessuno la conosceva, nessuno sapeva niente. Lei non parlava mai. Sembrava come matta. L'ha trovata mio padre una sera, sulla spiaggia. Era malata, poverina. Aveva la febbre. L'abbiamo presa in casa, ma non si spiegava. Piangeva, non mangiava niente. Quando stava un po' meglio si metteva seduta lì al sole. Ci diceva grazie e suonava la sua tromba. Poi una mattina non si è svegliata più. Se n'è occupato anche il sindaco. Ha scritto per sapere chi era, ma... Se volete andare dal sindaco... Signore e signori, ecco una catena e un gancio grosso mezzo centimetro, di ferro crudo, più forte dell'acciaio. Con la semplice espansione dei muscoli pettorali, ovvero del petto, io spezzerò questo gancio. Questo pezzetto di stoffa non è per proteggermi, ma per evitare al pubblico la vista del sangue se il gancio entrasse nella carne. Sì. Se c'è qualche persona delicata, meglio non guardi. Prego. La sa perdere beva adesso su che si è fatto dargli. Andiamo a dormire. Adesso se andiamo a letto, cammina. E lascio in pace, no? Su, è sicuro, non beve più. Guarda, te porto io. Te porto da Milcare, che c'è il vino più buono di questo. Cammina, su. E lascia stare, non beve più. Cammina, vieni con me. Cammino da su. Lasciami, leva le mani. Il conto per piacere è laggiù. Può
Buttate la marca, non sta mandando la mia. Oh, lascia perdere qui, ma che sei matto, devo far menare. Thank you.